L'apertura dei dati in Toscana ha una lunga storia. Dal 2013 è stato fatto un gruppo di lavoro che ha coinvolto diversi dipartimenti della regione e è stato avviato il data store regionale, che è stato poi consolidato con la legge regionale del 2015 che con dei numeri raggiunti oggi molto molto rilevanti, uno dei principali data store in Italia con 14.000 dataset pubblicati. Il mondo dei dati Toscana è evoluto verso il concetto di Open Toscana, che è un portale di aggregazione di servizi e di dati multiente a servizio di tutto il territorio toscano. Questa strategia di apertura dei dati e di miglioramento della qualità dei servizi si inserisce dentro l'agenda digitale della Toscana, in cui appunto i dati sono uno dei main pillars, come si dice in gergo, e quindi uno degli assi portanti principali di questa strategia e di questa agenda digitale. In particolare, come è stato declinato il tema dei dati in Toscana? È stato declinato fondamentalmente come un ecosistema composto da tre ambiti, che sono quello dei big data, quindi con la piattaforma Smart Region, con la parte degli open data, quindi dati Toscana, e la parte 3D data, quindi 3D data modeling. Tutti questi tre ambiti sono sia utilizzati dalla regione, sia erogati appunto al territorio su una data platform regionale. Quindi, come abbiamo dato gambe a questo ecosistema di dati e alla sua diffusione tramite la progettualità FESR 2127, che tramite appunto un'iniziativa chiamata Smart Toscana ha visto un avviso, un primo avviso per il territorio per sviluppare procedure di creazione e valorizzazione di dataset sul territorio proprio connesse a questi tre sottosistemi, diciamo, dell'ecosistema della data platform regionale, e quindi i comuni, gli enti locali toscani, gli enti regionali possono sviluppare progettualità basate sui dati che vanno dalla produzione di dataset ad alto valore, dalla produzione di dataset per training di AI, iniziative di machine learning sul big data, iniziative di acquisizione 3D e analisi e processing dei dati 3D e così via. Quindi le iniziative finanziabili sono tante, sono piccoli pacchetti di attività che possono essere composti da ogni progettuale con un avviso sportello fino al 2020. Quindi questa è l'iniziativa che ha dato vita a tantissimi utilizzi più variegati di queste tre, di questi ecosistemi, che vanno in particolare da varie comunità di utenti, per esempio nel modo del monitoraggio ambientale, oppure del governo del territorio, e quindi in generale vanno sia a migliorare i processi di monitoraggio del territorio, sia anche a dare sempre più informazione alla cittadinanza. Un altro tema molto rilevante che appunto si innesta su questo ecosistema di dati riguarda la piattaforma OpenPNRR Toscana, che è un percorso, un processo di data integration multisorgente dati che è stato molto sviluppato anche nell'ambito della collaborazione con Formez e Dipartimento di Funzione Pubblica, e che quindi di fatto produce in output sia open data che dashboard navigabili per la cittadinanza, per poter vedere e capire come funziona il PNRR regionale toscano. Questo, questo elemento è anche oggetto dei servizi che sono elemento di facilitazione digitale presso i centri di facilitazione digitale della Toscana, che ad oggi sono una rete di punti fisici che è già superato i 200 punti e tramite cui i cittadini possono avere sia competenze di base, competenze digitali di base, sia anche essere aiutati nell'imparare nuovi strumenti, per esempio come il mondo dell'open data connesso per esempio al monitoraggio del PNRR da parte della cittadinanza. Quindi, se vogliamo, è un'ulteriore forma di partecipazione, anche questa basata appunto sui dati aperti e su dati anche visualizzabili in modo semplice. Quindi, la data strategy di Regione Toscana si fonda sulla valorizzazione del patrimonio informativo, sulla possibilità di offrire data as a service per la pubblica amministrazione, per gli uffici, ma anche per le imprese, per il territorio, e su un miglioramento della capacità delle amministrazioni di governare basandosi sui dati, sempre. Il tutto ovviamente sempre con massima attenzione all'implementazione di intelligenza artificiale su questi strati informativi, e quindi anche andando ad agire con consapevolezza, incrementando le competenze necessarie e con sperimentazione di use case in collaborazione con le eccellenze universitarie della Toscana.
Quindi, diciamo, tutta questa esperienza che ho raccontato ha un elevato potenziale di valore aggiunto nel contesto, diciamo, della cultura e dei principi del governo aperto, perché di fatto unisce diverse tematiche che vanno dall'uso avanzato delle tecnologie di analisi e visualizzazione dei dati, l'uso di nuovi oggetti come i droni per permettere, diciamo, la creazione di dataset in forme più sicure e quindi evitando i rischi di accedere ad aree pericolose per l'operatore, che unisce il tema delle competenze digitali. Quindi i liberi professionisti, le imprese, i cittadini, i dipendenti delle PA coinvolte vengono ad arricchire le proprie competenze digitali grazie alla data platform e ai processi di apertura dei dati messi a punto appunto dalla rete. Quindi questo sistema di fatto fondamentalmente si basa sia su FESR 2127 che su PNRR, su iniziative con Globo, come quello accennato prima, con il Dipartimento Funzione Nulla. Quindi si mettono a sistema diverse progettualità europee, rendendo di fatto massimamente trasparente e direi anche comprensibile sempre di più l'utilizzo di questi fondi e dei vari progetti nel territorio, quindi come interfaccia web di navigazione semplici da navigare, ma anche con l'aiuto fisico e punti fisici per i cittadini per valutare meglio l'operato della pubblica amministrazione.